nuova Clio Makeup Stories, dove vi presento Silvia, la nostra truccatrice del team Clio, e una mystery box. Cosa dovrò fare con questa mystery box, Silvia? Lo vedrete tra pochissimo. Mi raccomando, se vi piace il video, ricordatevi di mettere like. Ciao, sono Silvia. Oggi vedremo insieme cosa c'è all'interno di questa mystery box e cosa dovrò fare. Rossetti. Devo fare un trucco con i rossetti. Vediamo che colori mi avete dato. Per adesso sì, opachi, un po' satinati. Metallizzato. Devo utilizzarli tutti? Bene, sarà una bella sfida. Specchio, rossetti e ansia, abbiamo tutti. Vado un po' a sistemarmi la base, dato che ho qualche piccola discromia. Parto con uno dei colori più chiari, questo qui. Non è adatto al mio incarnato, ma lo faremo funzionare lo stesso. Sono già un Oompa Loompa, penso. Adesso proviamo a fare qualcosa per le sopracciglia, da ridefinire. Proverò a mischiare i due colori, marrone e uno un po' più chiaro, per cercare di azzeccare il colore delle mie sopracciglia. Probabilmente non ci riuscirò mai, ma va bene così. Ho delle sopracciglia che non corrispondono ai miei capelli. Adesso vado a realizzare il trucco occhi. Ho scelto delle nuance sul viola, diciamo. Proviamo a vedere cosa esce fuori. Due palle viola sugli occhi e vado sotto l'occhio. Il colore più scuro che ho, che è un viola bello intenso, e proverò a fare un eyeliner. Mascara. Il mascara una volta erano in cialdino, in cake, quindi potrei fare un po' come facevano, prendere il rossetto, lo bagno un po', c'era un po', proviamo a metterlo sulle ciglia. Passo a finire il resto del viso, mischio questi due per farli illuminante. E proviamo adesso a fare un po' di contouring. Blush, uso un pizzico di rosso e ora sono pronta a uscire di casa. Per le labbra ho scelto di rimanere ton sur ton. Ok, questo è il trucco finito, ci ho provato, spero che il risultato vi sia piaciuto. Io al momento mi sento un pochino lucida, infatti corro a struccarmi. Ciao!